L'ipotesi formulata dal Presidente della Giunta di istituire delle agenzie per stabilizzare i precari della pubblica amministrazione è uno degli argomenti che era già nell'agenda politica amministrativa della Stella Alpina. Francesco Salzone, capogruppo della Stella Alpina. Sì, qui si intersecano due problemi. Il primo è quello di razionalizzare comunque un settore dove le persone che hanno dei contratti a termine e che svolgono delle funzioni che sono a carattere continuativo durante l'anno debbono trovare comunque una soluzione che sia, diciamo così, omogenea. Questo stava già nell'agenda politica ancora prima della crisi che ha portato ad una finanziaria naturalmente di difficoltà per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche. Naturalmente con la nuova finanziaria, con il testo, il 122, che ci impone comunque una serie di interventi che consentano di risparmiare del denaro, c'è anche quello che impone la riduzione delle assunzioni delle persone dei precari al 50% rispetto a quello che avevamo assunto nel 2009. Ora, in questa fase noi saremo in grossa difficoltà, ci sono settori come quello per esempio del forestale, ma anche quello delle mostre, piuttosto che nel settore della sanità, che sono settori in cui è evidente che da anni noi utilizziamo personale a tempo determinato. Quindi non si può pensare di non fare niente per queste persone che rimarrebbero piedi. È ovvio che la soluzione che stiamo valutando insieme come partiti di maggioranza è quella di avere una sorta di agenzia o una società in-house che svolga un servizio per la regione per far fronte ad una parte, perlomeno ad una parte di quelle persone a tempo determinato che non troverebbero più lavoro. Naturalmente rimaniamo nella filosofia di una riduzione perché questo è quello che ci impone la legge. L'accesso a queste agenzie come potrà avvenire, Salzone? Ma io credo che, essendo lo studio ancora, non è che si può essere così precisi, ma io immagino semplicemente un trasferimento di ciò che l'amministrazione pubblica già gestiva. Riferito sempre ai forestali per semplificare, dovrebbero passare a questa agenzia che amministrerebbe sulla base delle indicazioni che l'amministrazione regionale darebbe. Quindi possono guardare con fiducia al futuro i precari valdostani della pubblica amministrazione. Sì, fermo restando l'impegno da parte nostra di seguire la filosofia di un risparmio, per cui non so se per tutti sarà possibile avere la soluzione così tout court. È ovvio che cercheremo il più possibile, vista la crisi occupazionale, di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché la gente non rimanga a casa.